Avevamo detto prima che la tribuna del Tursi oggi era un'occasione anche per addetti ai lavori, osservatori, allenatori che con i rispettivi campionati hanno chiuso per questa stagione e quindi non sono lasciati sfuggire l'occasione per venire qui a Martina. Tra questi c'è Mister Longo, al quale facciamo i complimenti per la recente promozione ottenuta a Nardò, una città con la quale c'è sempre stata simpatia con Martina Franci. Sì, grazie intanto per i complimenti. Abbiamo vissuto quest'anno una stagione eccezionale di Nardò, una stagione che insomma auguro al Martina di poter ottenere anche il prossimo anno. Con questo dico che società, stadio, tifosi, calciatori, tutti qui a Martina meritano altre categorie, quindi io gli auguro insomma di cuore di vivere quello che ho vissuto io quest'anno e il prossimo anno. Qual è stata la difficoltà maggiore da superare nella vostra stagione? Beh, la grande concorrenza, c'erano almeno tre squadre, tutte e tre oltretutto del Varese, Liberty Molfetta, Trani e Terlizzi, che erano agguerritissime. Voi sapete peraltro che il Trani è ancora in lotta per un posto in Serie D, oggi credo che sia a Scalea, gioca il ritorno della semifinale playoff, e quindi tre squadre che hanno battagliato dall'inizio alla fine, oltretutto tre squadre con organici molto accreditati per la vittoria finale, e quindi questo diciamo che è stata la difficoltà maggiore. Nonostante la categoria, io so che a Nardò addirittura si è fatto registrare qualche domenica addirittura più di 5.000 spettatori, e questo è dimostrazione dell'importanza della piazza. Sì, beh, è stata una delle grandissime soddisfazioni che abbiamo avuto quest'anno lì a Nardò, quindi non solo i risultati ottenuti, la Coppa Italia vinta, il campionato vinto, ma soprattutto aver portato allo stadio in diverse occasioni, vedi le partite col Molfetta, col Trani, e poi insomma l'ultima con il Mandura in casa, oltre 5.000 spettatori. Questa è stata, ripeto, una grandissima soddisfazione. Grazie a Mister Longo che abbiamo avuto il piacere di intervistare, e ci porti i nostri saluti agli amici di Nardò, ai quali auguriamo un futuro sempre più roseo. Grazie, in bocca al lupo a voi.